visione. E partiamo subito con questa bellissima immagine da sopra l'argine. Si prende proprio l'arrivo dei concorrenti, qui si stanno portando ai nastri di partenza. Ecco lo speaker ufficiale, signor Luciano Martirozzo. Abbiamo visto anche Michele, il nostro secondo operatore, che va a immortalare i corridori prima del via. L'Arco di Trionfo, una gara benissimo organizzata, molto molto bene. Beh, quando c'è il signor Vito Bovo di mezzo, le gare siamo certi che sono organizzate bene. In più qui a Rotanova hanno un argine, hanno dei percorsi favolosi, veramente spettacolari, su e giù per gli argini. Ed ecco i ragazzi ai nastri di partenza, tante tante categorie, 10-11 categorie, il bellissimo campanile di Rotanova. Dobbiamo ringraziare tutti gli amici del componenti del comitato di Rotanova. Qui vediamo Acquaroli, campione italiano, poi vediamo Bui, Marco Bui, che è stato campione italiano nel 97, 99, il 2001, 2003, e campione mondiale Under 23. Pronti, via, cominciano le serie delle partenze, a pochissimi secondi l'una dall'altra, tolgono il nastro che separa la categoria dall'altra e se ne vanno via su questo bellissimo percorso selettivo, duro, giù dall'argine e dopo su ancora. Ai nastri di partenza la categoria allievi, vediamo, poi c'è il ciclo master 1, poi partiranno ciclo master 2, ciclo master 3, poi ancora dietro a seguire ciclo master 4, la telecamera intanto segue proprio il momento del via finché può vedere. Vediamo il signor Vito Bovo che va a portarsi in aste di partenza per vedere che tutto si svolga nei modi regolari. Il grande sportivo Vito Bovo. Partono gli esordienti dietro questi, poi ci saranno i junior, poi gli open, professionisti, con Bui Marco, De Bertolis, Acquaroli, Palaoro, Rivellari, Grotto e poi Master 1-2. Tanti corridori ci sono di partenza. Il giorno prima, proprio il sabato, è piovuto moltissimo, hanno lavorato tanto gli amici di Rotanova, coadiuvati del gruppo ciclistico Ceramica Elisa di Vito Bovo, per preparare così bene, segnare il percorso. Per fortuna che il giorno dopo, ecco qua il via delle donne, il giorno dopo, dicevo appunto, il sole ha fatto capolino fin dal mattino. Giornata fredda al mattino, però dopo il sole è cominciato a scaldare veramente. E vediamo il bambino, il piccolo Lazzaro Edoardo, eccolo qua. Avete visto sull'argine, fra una partenza e l'altra, lui si esibiva intanto così piccolo. Edoardo Lazzaro col suo casco in testa, bisogna sempre portare il casco, ragazzino, andato in bicicletta. Qui la telecamera segue i primissimi che sono già sopra l'argine. Dicevo appunto di tante partenze, 10-11 partenze, poi purtroppo in mezzo al percorso tutti si mescoleranno e vediamo subito i primissimi, eccolo qua, giù, su e giù per i sentieri, percorso durissimo. E vediamo subito il campione Marco Bui, seguito da vicino Palaoro, ed ecco il campione d'Italia Acquaroli che si trova in terza posizione a questo punto, sempre da vicino questi campioni. Vi dicevo appunto del percorso bellissimo, quindi la telecamera va a seguire il campione d'Italia. Era un percorso veramente selettivo e dobbiamo ringraziare, prima di dimenticarci, il comune di Cavarzere, assessorato allo sport, il comitato cittadino di Rotanova in collaborazione degli uomini. Vi dicevo appunto del percorso, che l'anno scorso c'era tanta polvere perché da tanto tempo non pioveva, quest'anno invece è piovuto fino alla notte precedente. Per fortuna che il percorso sotto l'Adige ha tenuto bene, le ruote si piantavano nel fango sì, ma non eccessivamente. Poi era preparato bene, dopo l'arrivo tutti i corridori potevano andare a lavare
con i getti d'acqua le biciclette, vedete che qualcheduno c'ha la calzamaglia, qualcheduno invece ha preferito togliere anche le manichette corte, malgrado il freddo pungente del mattino. Poi dopo sapete che la categoria degli allievi ha vinto Santinello Marco, appena arrivato, fresco fresco. Com'è andata la gara? È stata abbastanza dura perché subito alla partenza quelli del secondo e terzo hanno cominciato a fare ritmo, poi appena ho visto che hanno cominciato a guardarsi, ho pensato che era il momento di partire e da lì sono partito e non mi hanno più visto, per fortuna. Il percorso sotto l'argine è abbastanza duro, selettivo? È abbastanza duro, soprattutto nelle zone del campo, perché per quello del fango, no? Sì, è tipo un effetto quasi sabbie mobili, c'è da piantarsi, bisogna tenere abbastanza alta la natura, perché sennò si rischia di piantarsi e sì, tocca scendere a piedi. Poi anche molto bello il percorso, sì, è fatto bene questo percorso, perché nonostante sia nell'argine, ci siano come da, io essendo sono da est, ci sono i colli Ugani là, non essendoci i colli qua, non sono riuscito a fare lo stesso un bel percorso, non come gli altri, quelli tutti argini, è stata una bella gara. È appena terminato. Ed ecco la folla che sta aspettando la premiazione del 3 euro, eccolo qua, il grande premio che il signor Vito Bovo costa 500.000, pensate, questo vaso lo va a dare a Bui Marco, che ha vinto, eccoli qua, il trio. Allora, Bui Marco vince, secondo Cuoroli, terzo Palaoro, poi c'è quarto Crivellari e quinto Egrotto. Qui vediamo la premiazione giovanissima insieme all'assessore allo sport e c'è Boschetto dei Junior, che ha vinto su Gava, Petrin, Pizzo e De Pieri. Eccolo qua, le varie autorità, e questa è la troll di Giovanna, che va a ricevere l'ambito premio dall'assessore allo sport e dal signor Garbin, Graziano del comitato. Poi troviamo le altre donne, che ha vinto la gara, eccola qua, la Bressan Enrica, sulla Bernardin Anna, troll di Giovanna, Bressan Monica e la Pavan Lisa, le cinque donne dell'ordine d'arrivo. Mentre qui troviamo dei giovanili allievi, Santinello Marco di Este, che ha vinto su Julian Ivan, Pedrek, Corgoglione e Delding.